stanca di meno, soffre di meno. Come no? È importante l'allenamento e la preparazione, è importante, fatta seriamente. Quindi meglio sempre seguire consigli di allenatori seri, oppure andare anche sul sito mio dove ci sono i programmi di Sergio Cecconi e eventualmente chiedere a lui direttamente i consigli. È tutto gratuito, non si paga niente, chiedere non costa nulla. Sergio Cecconi non fare da soli. Risponde a tutti immediatamente. A volte gli fanno delle domande talmente strane che ci sarebbe da dire, insomma, gente che comincia a correre da una settimana e gli chiede un programma per fare la maratona, ecco questo programma personale. Purtroppo, l'importante è non fare da soli, perché quando si fa da soli sì. Un po' come turista fai da te, si rischia di farsi male e poi di perdere la voglia di continuare a correre, insomma. Ma io stesso quando mi chiedono cose del genere, intanto se è una cosa che posso rispondere io rispondo, altrimenti li giro a Sergio Cecconi. Ma proprio quando mi chiedono voglio fare una maratona, è un mese che mi sto allenando, io dico no, aspetta 3-4 anni prima di farla, perché prima devi costruire una base atletica strutturale che ti consente di superare certe difficoltà, perché la maratona, per chi l'ha fatta, sa che cosa significa. Non è la corsa della domenica, certo. È una gara che va rispettata. Va conosciuta e va affrontata con la massima concentrazione, preparazione anche psicologica, non soltanto fisica, ma anche psicologica, perché è una gara che ti impegna molto a livello mentale. Certo, condivido in pieno. Pino, allora intanto ci salutiamo per adesso e ci vediamo presto, speriamo, sì. Al Collatino. Stiamo rivedendo sul monitor, abbiamo proprio la classifica della corsa di Michele, addirittura hai superato di 120 posizioni i bancari romani che sono arrivati secondi con 328. Quindi poi c'è stato l'LBM con 230, 171 Cat Sport, ma comunque diciamo a tutti quanti, 444 partecipanti a una corsa è quasi il complessivo di tante gare che si fanno nell'arco dell'anno, insomma, certo. Soltanto voi sì. Una gara nella gara, insomma. Bene, è una bella soddisfazione veramente. Io avevo iniziato a fare il presidente 15 anni fa, quest'anno l'anno scorso era il nostro ventennale e eravamo rimasti in 32-33, insomma, nel 2001, siamo nati nel 1995, nel 2001 si stava sciogliendo, la presa in mano io, eravamo rimasti in 32-33, molti erano passati a Cat Sport e da lì adesso stiamo tesserando l'Orange numero 1166, insomma, e a poi metà febbraio, per cui. E poi c'è un'altra cosa di bello, la novità, che almeno per gli amici di Facebook che lo seguono come la Polistica Solidarietà, quest'anno avete fatto anche la squadra di ciclismo. La squadra di ciclismo è nata lo scorso anno, a dire la verità, sì, abbiamo fatto un anno di prova e poi quest'anno siamo partiti con progetti un pochettino più solidi, un pochettino più diversi, appetibili, diciamo, no? Sì. Quindi abbiamo questa Podistica Solidarietà Cycling Team che già ha una trentina di serati con Oxheim, oltre ad avere anche una sezione triathlon, che siamo arrivati quasi a 70 componenti, oltre a una sezione trail, insomma. Stiamo diventando una polisportiva perché cerchiamo di accontentare un po' le esigenze, di accontentare un po' le richieste gli sportivi. Degli sportivi, di tutte le discipline, esatto, sportive. Esatto. Benissimo. Esatto. Pino, ci salutiamo e ci vediamo al Collatino, speriamo. Al Collatino, quindi, senz'altro. Per adesso ti auguriamo una buona serata a te e un carissimo saluto a tutti gli amici della Podistica Solidarietà.
Anche io ti saluto cordialmente, spero di rivederti subito a Punta al Collatino tra un paio di settimane. Ci vedremo senz'altro e cercheremo di venire in massa. In massa. Pensa che Mario mentre parlavamo faceva dei calcoli e se venite in 444 alla Podistica Solidarietà alla Corsa del Collatino e portate via 1700 euro, cose che allora non capitano mai. Pargo la voce. Va bene Pino, di nuovo tante cose, ciao. Di nuovo. Un saluto a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori e complimenti sempre per la vostra grande energia. Grazie, per la grazie. Vostra trasmissione. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. 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 Pronto Tommaso, sono Pino. Eccolo. Ciao Eccolo, Tommaso, ciao, Pino, sono ciao, Mario. Ciao, beh, ciao. Questa sera è rientrato anche pezzo, eh? È rientrato anche Mario, è rientrato bene, ho bene, un giorno bene. Di libertà. Senti bene. Tommaso, abbiamo dovuto anticipare di una giornata per problemi di palinsesto radio e sì, quindi sì. Ci siamo collegati un po' con 24 ore di anticipo rispetto al consueto, ma tu già sarai in grado di poterci comunicare che cosa ci aspetta domani sera alla trasmissione. Sì. Allora, iniziamo con la solita, la società viene la squadra dell'Ax Palatino, con il famoso Roberto De Benedetti, sì. Insomma, che è una squadra a livello italiano che compete con tutte le, anzi non so quanti titoli italiani ha vinto come,
come ragazzi. Settore giovanile, sì. Sì, sì. Settore giovanile, sì. E allora per premio, insomma, questa settimana mi portano le ragazze in televisione. Poi viene Saverio Rudi. Saverio, sì, lo speaker con Milini per la Rock and Run, quella ragazza che si svolgerà domenica prossima a Ostia. Sì. Poi ci sarà Gianfranco LBM, che ha aperto un nuovo negozio. Emilia. Sì. E poi forse se va l'ok c'è un nostro cardiologo, amico Tanzilli, che è famoso, che ogni tanto viene. Se si libera verrà anche lui. Così parliamo pure un po' di medicina, sì, che è importante per gli esami, per le visite mediche, per tutto quanto. Questo è un po' il tutto, il sunto un po' di tutta la trasmissione. Quest'altra settimana sono un paio, due o tre settimane che come gare ce ne sono poche, perché ci stanno, sono delle gare importanti che toglierebbero la partecipazione ad altri eventi. Infatti la scorsa settimana c'è stata la gara, due settimane fa c'è stato Michele, che praticamente ha fatto il vuoto, certo, quasi certo, 5.000 certo. partecipanti. Certo. La scorsa settimana c'è stata la corsa del ricordo e la... Sì, ma qui sono fatto abbastanza, aumentata 100-200 persone, perché le soldi faceva 5-5,50, ha sforato i 7,50, infatti come 652. Al solito noi collaboriamo, siamo rimasti senza pacchi cara. 652 partecipanti ha fatto la corsa del ricordo, 652 arrivati. Ah, 652, sì. Poi c'è stato il cross alle Capannelle, che ha fatto anche questo 281, e domenica prossima c'è la Rock Run, che quest'anno un po' le misure sono un po' indovinate, perché c'è 14 km, poi la Xemilia che sono 15, che insomma prima della Roma Ostia, no, prima della corsa del Collatino, più che prima della Roma Ostia, perché dopo da 10 miglia ci siamo noi, una gambadina di rifinitura e via, no? E quest'anno poco fa ci siamo collegati anche per complimentarci con Pino Coccia per l'ottima prestazione come squadra che ci ha avuto alla corsa di Michele, che ha portato ben 444 atleti all'arrivo. E poi c'è stato che è arrivato primo anche Cat Sport, che ha fatto quarto di posizione con 171. Che poi 10-15 all'ultimo momento uno sentiva male, se no eravamo quasi arrivati a 200 iscritti quest'anno. Sì, sì. E noi quest'anno con la Corriamo al Collatino, Tommaso, stiamo facendo un esperimento, perché dopo tanti conteggi che abbiamo fatto con Mario, ti ricordi, abbiamo spesso parlato pacco gara sì, pacco gara no, pacco gara sì, pacco gara no. Abbiamo deciso, se va bene io ti seguirò. Abbiamo deciso di fare mezzo pacco gara. Di fare, esatto, di ridurre, mentre tutti stanno portando a 12 euro di iscrizione, noi quest'anno la corriamo al Collatino, la facciamo pagare 9 euro. Con pacco gara assicurato soltanto per i primi 700. Ma allora hai deciso poi che fai il pacco gara? Sì, facciamo un pacco gara, perché abbiamo fatto un accordo che c'era un contratto triennale, ci avevamo fatto un contratto triennale con Chiappini, però ne facciamo soltanto, abbiamo ridotto a 9 euro e diamo soltanto un paio di calzini, anziché due come l'anno scorso a 10 euro, quindi abbiamo ridotto, perché tutti stanno portando a 12 euro. No, che non facevi senza pacco gara, era veramente una prova per vedere. Volevamo farlo, però abbiamo visto che qualcuno magari aveva un pochettino storto la bocca sentendo qua e là, dice ma qualcuno viene proprio per far pacco gara. Vabbè, comunque abbiamo lasciato invariato i premi di categoria. Tu come sai, noi per quanto riguarda gli assoluti non facciamo premi in denaro, quindi premiamo soltanto i primi tre uomini, i primi tre donne, però premiamo 153, perché noi premiamo 10 di categoria. 10 di categoria con prodotti alimentari. Sono 17 categorie, quindi ma 170. Poi questi sono dettagli, veramente su una gara. Ma quello, no, quello che va bene, è curata, è fatta così, è quello che dovrebbe essere. La merendina in più, la merendina in meno, quello sì. Ma la grande... solo quella, magari una prova per vedere proprio se funzionava, era proprio senza pacco gara. Lo so, la grande novità comunque per quest'anno è che l'abbiamo sperimentata quando abbiamo fatto il sostizio d'estate, benché c'è stata poche società che hanno partecipato, perché praticamente ha partecipato soltanto quelli che hanno raggiunto il numero per poter
prendere il premio di società, sarebbe soltanto sì. Così, solo la potistica solidarietà che ha preso un rimborso. Noi quest'anno, visto che andate, come abbiamo fatto, quest'anno il rimborso delle quote totali di iscrizioni l'abbiamo fatte in percentuale, anziché fare costi e punti fissi di come avevamo fatto l'altro anno, 400, 250, 150, eccetera. Quest'anno l'abbiamo fatto in percentuale, quindi a costo magari di andarci a rimettere. Però il problema qual è? Se per esempio la prima